Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su un mondo di cubi. Nell'episodio precedente abbiamo costruito questa nuova struttura, ovvero una chiesa ragazzi, che servirà sostanzialmente a due funzioni. La primissima cosa che bisogna fare è recarsi nel nether da una farm in particolare. Ovviamente mi riferisco alla farm di rotaie ragazzi. Mi allontano perché fa un casino devastante. E mentre lavora volevo farvi notare anche che nella mia mano sinistra, se non l'avete ancora notato, c'è la pala completamente rigenerata. Sapete che a ripristino ho passato un po' di tempo nella farm di oro. Sto continuando off camera a farmare oro perché voglio accumulare parecchi cubi in modo da riuscire a creare dovunque delle piramidi con i beacon. Visto che adesso abbiamo beacon, abbiamo l'oro, devo sfruttare questa cosa. Ovviamente come sempre quelle che mi servono sono le rotaie alimentate ragazzi. Vi faccio anche vedere che ho notato ora, ce l'ho nell'inventario, me ne ero completamente scordato, i 46 lingotti che ho farmato off camera. E quindi già che ci siamo, facciamo che fare assieme tutti questi bei cubetti, che sono 5, già un buon numero. Li andiamo a mettere direttamente nella Ender Chest, che guardate un po', ce n'è giusto una qua. Faccio anche un salto veloce a casa per prendere dei binari normali e fare un po' di redstone per ottenere uno stack almeno di torce. Prendo anche un po' di netherrack giusto per avere dei blocchi così a caso da costruzione. Allora, la prima cosa che voglio fare con questa chiesa, molti l'avevano già cominciato a intuire nei commenti, è dare finalmente una casa ai due villager che abbiamo qua sopra ragazzi, che sono appunto dei chierici, quindi figure credo religiose in un certo senso. Il chierico, se non sbaglio, è una figura religiosa. E quindi niente ragazzi, metto qua giusto un blocco per non farli prendere danno e con le rotaie inizio a creare una stradina. Allora dovrò andare all'incirca in questa direzione, qua dove ci sono gli angoli metterò i binari normali e poi voglio scendere di là. Ne approfitto, già che si sta facendo notte, per farvi vedere che ho cominciato a lavorare anche in questa zona. Ho cominciato a creare dei sentieri per collegare un pochettino il tutto, la chiesa all'ingresso del regno, l'ingresso del regno alla farm di grano, o meglio al mulino. E qua ho creato anche una sorta di scanalatura che in realtà diventerà un fiume ragazzi, e voglio farlo arrivare praticamente qua, farlo andare giù in una caverna. Veloce dormire ragazzi e direi di cominciare subito. Io vi avviso, quello che sto facendo è una cosa esteticamente bruttissima, però ragazzi è di un funzionale cioè incredibile. In un secondo finiamo di fare questo piccolo passaggio che normalmente con tutti questi ostacoli, grano, stradine, alberi richiederebbe un bordello di tempo. Allora accorcio leggermente l'altare in questa maniera per andare a creare un muretto fatto più o meno così, alto 2. Con del legno vado a creare un cancelletto che, anche se non è molto diciamo da chiesa, devo per forza mettere qua per impedire che i villager, volevo dire qua, per impedire che i villager se ne vadano zonzo. Non si nota proprio tantissimo, però è indispensabile. Scusami chiesetta, ma devo rompere il tuo muro giusto un istante. E voilà, ho sbagliato di un cubo ragazzi, sono stato precisissimo. Però vedete, con questa strada, e ripeto momentanea, poi prometto che lo distruggo subito sto schifo, posso andare tranquillamente a portar via i miei villager. Allora mi basta mettere le rotaie negli angoli e mettere quelle alimentate semplicemente qua. Qui ovviamente interviene la redstone come al solito. Andiamo a mettere delle torce cercando di alimentare il più possibile tutto, anche se ogni tanto credo proprio che dovrò aggiungere degli altri cubetti di netherrack, tipo magari qua ne aggiungo uno, così faccio così e sì, in teoria alimento tutto. Man mano vado avanti così ragazzi. Ok ragazzi, a questo punto posso andare tranquillamente a piazzare anche le ultime rotaie. Vedete, facendo così lui andrà a finire direttamente qua dove ci serve e posso andare a rompere la loro casetta, quella che è stata la loro casetta un pochettino stretta, devo dire, però è stata la loro casetta pur sempre. Per quanto tempo? Forse fin troppo. Ok, partono assieme puntualmente, non potevano partire uno alla volta. Cerco di seguirli ma vanno come delle schegge. Ragazzi, cioè guardate che scena. Beh, fatto questo posso andare semplicemente a rompere i minecart senza rompere anche i villager magari. Allora, mi interessa giusto recuperare le torce di redstone prima di tutto, perché sono una delle cose più importanti.
e anche i binari classici, perché sono quelli che non possiamo farmare, e anche se mi hanno detto alcuni che si può farmare anche il binario normale, io sinceramente sta cosa non la so, anzi direi che tra poco faccio un test e lo vado a vedere. Allora, in teoria vado qua, ho già un blocco posizionato da un po' di tempo, rompo un binario qualsiasi e vado a mettere questo qua, poi attivo il circuito e vediamo se funziona. Oh dannazione, funziona. Ragazzi, vi giuro che questa cosa proprio non la sapevo. Mi avete aperto un mondo. Allora, questa cosa richiede una modifica. Rompo questo binario qua, ragazzi, facciamo così. Ripiazzo la slime, anzi poi ne piazzerò un'altra. Ripiazzo anche la rotaia attivatrice, eccola qua. E questo cubetto lo vado a rompere, ok. E mi vado a mettere lì un pezzo di ossidiana che ho puntualmente qua nella mia ender chest. L'ossidiana, ragazzi, perché? Perché l'ossidiana non può essere spostata dagli slime cube. In casi diversi andrei a spostare tutti i cubetti di vetro che ci sono qua. No, non mi piace la cosa, voglio tenere un minimo di senso. In più qua devo anche andare ad allargare la zona e mettere per l'appunto una cassa in più per i binari normali. Ok, eccomi di ritorno. Ho giustamente fatto un salto a casa per recuperare il materiale. Ho qua un blocco di slime preso fresco fresco dalla nostra farm che abbiamo fatto di recente. Le rotaie normali, che a questo punto andiamo a mettere così. E proviamo un attimino il circuito. Sì, funziona, me le farma tutte senza problemi. Prendo la neve, ragazzi, che puntualmente adesso qua mancava, e vado a mettere altre due casse che devo fare però trappola. Quindi facciamo così, legno, doppia cassa con doppio gancio e doppia cassa trappola. Quindi tac tac e voilà, qua possiamo andare a mettere tutti i nostri carissimi binari. Detto questo, torniamo tranquillamente a casa, ragazzi, e andiamo a smantellare tutto quel disastro. E iniziamo con quella che sarà una veloce demolizione. Mamma mia, ragazzi, instant proprio, veloce e indolore. Cioè, praticamente il rischio è quello di rompersi i cubi sotto i piedi, perché, cioè, guardate, mamma mia, che potenza sto cacchio di piccone, ragazzi. Ecco, e a proposito di demolizione, tiriamo giù anche tutta sta roba, ragazzi. Io detesto costruire e poi distruggere, però in questo caso è necessario. Ragazzi, praticamente ho fatto in stile pollicino, ho lasciato le briciole, veramente, guardate che roba. Ovviamente sono andato a prendere anche un po' di terra, ragazzi, per richiudere i solchi che abbiamo fatto. Conclusa l'operazione di trasporto villager, se vogliamo chiamarla così, passiamo alla parte in redstone, ragazzi. Allora, come al solito, lingotti, redstone, legno e della pietra, facciamo subito un paio di pistoni e andiamo a mettere anche delle slime ball, che tornano ancora una volta utili oggi, per farli diventare appiccicosi. Quello che voglio creare è un semplicissimo passaggio segreto qua dietro alla chiesa, mi sembra ovvio dove potrebbe essere più segreto. E facciamo semplicemente doppio pistone con due pezzi di mattoni. Anzi no, cosa dico? Un pezzo di mattone e un pezzo di cobblestone, perché dobbiamo riprendere ecco la cosa che c'è dietro. Anzi, anche qua ci sta un pezzettino di cobblestone in questa maniera. Ecco il perché di questi spazi, ragazzi, che avevo lasciato nell'ultimo episodio per lavorare un pochettino meglio con la redstone. Allora, andiamo a rompere questo cubo qua, andiamo a rompere anche con la pala questi cubetti qua, cercando di non ammazzarci. Mettiamo un cubo di terra, poi andiamo a mettere qua della redstone in questa maniera, pezzettino di cobblestone, torcia, poi cubetto in questa maniera e un pezzettino di redstone qua sopra. Perfetto, in questa maniera si andrà a chiudere il tutto. Sì, ma ho sbagliato, perché lo dovevo piazzare un blocco più in qua. Fatto questo, richiudiamo normalmente con della terra e andiamo a mettere la leva in questo punto qua. Andiamo quindi a richiudere tutto. Andiamo anche a richiudere un pochettino qua, in modo che quell'unico pezzettino di redstone non si veda. Per l'ultimissimo tocco finale devo andare un attimino nel Nether, prendere il mio bel piccone con fortuna, anzi magari il resto lo lascio qua, e mettermi a farmare un pochettino di quarzo, ragazzi, perché nell'ultimo episodio, non so se ricordate, ma l'abbiamo ultimato. Ok, possiamo portare via baracca e burattini. Mi sono farmato praticamente 4 stack.
andiamo pure di nuovo dalla chiesetta. Diciamo che grosso modo si può definire completa la struttura. Internamente vi faccio vedere, è uscita così. Ho messo praticamente una croce di quarzo anche qua, e ho messo anche qua, non so se l'avete notato prima, le casse per commerciare la carne marcia con i villager, ottenere qua i loro drop. E praticamente qua in questo stanzino, che cosa voglio andare a fare? Voglio andare a creare un altro piccolo meccanismo per intrappolare dei villager, o meglio degli zombie villager, e andare a convertirli, se così vogliamo dire, perché voglio fare una sorta di stanza per gli esorcismi. E veramente, ragazzi, io volevo fare una stanza per gli esorcismi a tutti i costi nel mio regno, perché mi sa tanto di medievale l'esorcismo, e quindi ho pensato che ci poteva stare realizzare una chiesa e fare tutto questo casino che praticamente ha richiesto due episodi, e andare a creare questa zona che alla fine sarà piccolissima, però sarà anche molto funzionale, perché gli zombie dovrebbero venire attirati dai villager, e quindi praticamente tramite quel passaggio segreto gli zombie arriveranno da soli qua. Per assicurarmi che ciò avvenga, vado a mettere qua un pezzo di magma block, perché se degli zombie provano a sfondare la porta, in teoria dovrebbero rimanere morti, fritti, arrostiti. Vabbè, la cassa in quest'altro punto. E qua vado praticamente a mettere un minecart. In teoria ci dovrebbe andare dentro da solo lo zombie. E ovviamente adesso non mi basta altro che andare a racimolare quelli che sono i materiali per far diventare uno zombie villager un villager. Allora, il primo, se non sbaglio, è una mela d'oro. Però la mela d'oro già ce l'ho, perché dovrei averne una, e infatti eccola qua. Poi vabbè, abbiamo le pepite, quindi farcene una sarebbe una veramente un'impresa da poco. O forse ci vanno i lingotti, no, forse adesso ci vanno i lingotti, però in ogni caso una già ce l'abbiamo, l'avevamo trovata tipo in una cassa se non sbaglio. Poi potrebbero servire delle name tag che per noi non sono assolutamente un problema, perché ragazzi, con la farm ne abbiamo 3 stack, cioè mamma mia, le peggio name tag. Finalmente troviamo un utilizzo a questo item, che abbiamo utilizzato veramente pochissimo. E infine ci vanno delle pozioni di debolezza da lancio. A questo punto devo andare a fare delle pozioni di debolezza, che se non sbaglio si fanno con l'occhio di ranno fermentato e la polvere da sparo, giusto? Sì, infatti pozioni di debolezza. Io mi ero già preparato una verruca, convintissimo che servisse a qualcosa, invece non serve a niente. Perfetto, ne abbiamo 3 e vanno più che bene. Occhio a non cliccare il tasto destro, Ferre, se no ti fai solamente il male da solo. E andiamo a riposarle là nella chiesa. 1, 2, 3 e voilà, anche la cassa è completata, e così è completata tutta la struttura, ragazzi. Anzi, direi che è completato anche l'episodio di oggi. Ma prima di salutarvi voglio dirvi una cosa: se siete arrivati fino a questo punto del video, vuol dire che probabilmente, magari non tutte le serie, ma un mondo di cubi almeno un pochettino vi piace. Quindi vi devo chiedere un favore, ragazzi. In questo periodo YouTube sta facendo veramente dei disastri e sta rovinando il canale, sta veramente rovinando tutto quello che abbiamo fatto in questo periodo, perché non partono più i feed, non vi arrivano più le notifiche, non c'è più modo da parte mia come youtuber, ma da parte anche degli altri miei, tra virgolette, colleghi, di dirvi che abbiamo pubblicato un video. Quindi vi chiedo veramente per favore di cliccare qua sotto a fianco al tasto iscriviti o a fianco al tasto del numero degli iscritti, una campanellina che potete cliccare sia da telefono sia da computer, e che vi permette di ricevere le notifiche dei miei video. Questo ovviamente se le volete ricevere, ma se siete qua a guardare ancora il video o se siete iscritti, spero che sia così. Con questo veramente vi ringrazio, come al solito, anche per tutti i mi piaci, i commenti, le iscrizioni, tutto il sostegno che c'è sempre. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento sempre domani, sempre alle 5, sempre con un nuovo video. Un saluto a tutti e ciao!